Il cielo mattutino è limpido quando Mark e Janice si siedono a tavola per fare colazione. I due si godono la vista mentre sorseggiano un buon caffè e leggono le notizie del giorno. Tutto sembra abbastanza normale, vero? Ma forse non hai notato le videocamere appese alla parete e i microfoni assicurati ai loro colletti. Ti do il benvenuto a Love Lab, il laboratorio dell'amore, in cui squadre di scienziati appostati dietro le telecamere hanno cercato di rispondere alla domanda del secolo: qual è il segreto di una relazione duratura? Il responsabile di tutto questo è John Gottman, attuale professore di psicologia all'Università di Washington e ricercatore che ha dedicato tutta la sua carriera allo studio delle relazioni e di come evolvono negli anni. Negli ultimi decenni stare insieme a lungo è diventato sempre più difficile. Secondo i dati Istat, in Italia, il numero delle separazioni e dei divorzi ha quasi raggiunto la metà del numero dei matrimoni. Ma quindi cosa ha scoperto Gottman? Le coppie felicemente unite non sono più intelligenti, più ricche o più astute delle altre, ma nella loro quotidianità hanno messo in moto una dinamica che impedisce ai loro pensieri e sentimenti negativi, che sono presenti in tutte le coppie, di avere la meglio su quelli positivi, cioè quella che Gottman chiama coppia emotivamente intelligente. Nel suo libro Intelligenza emotiva per la coppia, l'autore descrive dettagliatamente i 7 principi che caratterizzano le coppie che durano nel tempo, con tanto di esercizi e giochi per testare e potenziare ognuno di questi aspetti. Secondo l'autore, imparando a riconoscere quali di queste componenti sono le più deboli, abbiamo la possibilità di rafforzarle e quindi di permettere alla nostra relazione di crescere felicemente. Prima però, vediamo quali sono quelli che l'autore chiama i 4 cavalieri dell'Apocalisse, ossia i comportamenti che col tempo possono essere pericolosi per le coppie. 1. Critica. C'è una grandissima differenza tra una lamentela e una critica. Una lamentela di solito riguarda un'azione specifica che il partner non ha fatto o ha fatto male. Per esempio, non hai spazzato la cucina ieri, avevi detto che lo avresti fatto. Una critica invece è più globale e punta il dito non solo sull'azione, ma sull'intera persona. Per esempio, perché non hai spazzato la cucina? Non te ne importa proprio niente. 2. Disprezzo. È il peggiore dei comportamenti negativi per la coppia perché trasmette disgusto, che non è compatibile con l'attrazione. Insulti, umiliazioni, cinismo, sminuirsi a vicenda continuamente sono tutti atteggiamenti altamente negativi. 3. Atteggiamento difensivo. L'atteggiamento difensivo è ciò che viene spontaneo quando qualcuno ci attacca e ci disprezza, ma non fa altro che peggiorare la situazione. Più ci si mette sulla difensiva e ci si giustifica, più l'altro ci attacca. 4. Ostruzionismo. Uno dei due o entrambi cominciano a mettere un muro, smettono di parlare e anziché affrontare la discussione preferiscono darsela a gambe. Dall'esterno può sembrare che la coppia sia diventata indifferente, ma nella maggior parte dei casi si tratta di un modo per proteggersi dalla troppa negatività. Si prova quello che Gottman chiama senso di soffocamento. Se il vostro partner vi sommerge con una certa frequenza di disprezzo e critiche, istintivamente riuscite a pensare solo a proteggervi. Bene, ora che sappiamo cosa sarebbe meglio evitare, vediamo quali sono, secondo Gottman, i 7 principi per una relazione felice e duratura. 1. Conoscere il mondo dell'altro. Gottman definisce questo aspetto come avere una mappa dell'amore ricca di particolari. Sapere cosa piace o non piace al partner, quali sono le sue paure, desideri, speranze, sogni. A volte capita che le coppie non conoscano questi particolari. Quando si affrontano grossi cambiamenti, come la nascita di un figlio, un nuovo posto di lavoro o l'andare in pensione, anche le persone possono cambiare notevolmente. Ma se i partner posseggono una mappa dell'amore dettagliata, sarà più semplice comprendere i cambiamenti dell'altro e questo aumenterà le probabilità di restare uniti. 2. Coltivare tenerezza e ammirazione. Sono due elementi fondamentali di un rapporto duraturo e piacevole. Ricordare le qualità positive del vostro partner, anche quando siete alle prese con i vostri difetti, permetterà che la vostra coppia non si deteriori. Il motivo è semplice. La tenerezza e l'ammirazione sono veri e propri antidoti contro il disprezzo, che abbiamo visto essere il peggiore dei comportamenti negativi per la coppia. Sentirsi connessi. Chiacchierare del più e del meno, per quanto a volte possa sembrare poco entusiasmante, è importante.
Nelle coppie infelici questi momenti di connessione diventano sempre più rari. Secondo Gottman, Hollywood ha deformato tremendamente le nostre idee dell'amore e di ciò che alimenta la passione. Nella vita reale, il rapporto si nutre di piccoli gesti banali. Ogni volta che fate sapere al vostro partner che tenete a lui nella quotidianità, voi alimentate la fiamma. 4. Divisione dei poteri. Le ricerche hanno dimostrato che le coppie in cui uno dei componenti si oppone alla condivisione del potere hanno 4 volte più probabilità di finire male o di essere infelici rispetto alle coppie in cui non ci si oppone. Vediamo sempre di più che, quando la coppia condivide il potere, è più difficile che i 4 comportamenti negativi rovinino il rapporto. In gran parte questo è dovuto al fatto che il partner con meno potere non sarà costantemente arrabbiato. Non sentendosi frustrato o umiliato, allora è più propenso a iniziare le discussioni in modo positivo, senza essere critico o sprezzante. 5. Risolvere i problemi risolvibili. Sembra scontato dire che quando in una coppia ci si rispetta, si avrà una buona base per risolvere i conflitti. Eppure, i partner di lunga data spesso, quando discutono, si mancano totalmente di rispetto e una conversazione che potrebbe essere produttiva finisce tra le urla o con un silenzio profondo. Attraverso lo studio delle discussioni delle coppie emotivamente intelligenti, Gottman ha individuato 5 elementi. Addolcivano il preambolo, riuscivano a diminuire la tensione quando questa aumentava, sapevano come calmare se stessi e l'altro, accettavano compromessi, ma solo dopo aver compreso il punto di vista dell'altro, e tolleravano i loro reciproci difetti. 6. Superare i blocchi. I blocchi sono i problemi non risolvibili, quelli che secondo Gottman derivano da sogni che non sono stati realizzati. Con il termine sogno l'autore intende dire le speranze, le aspirazioni e i desideri che fanno parte della nostra identità e danno scopo e senso alla nostra vita. Esempi di blocchi sono: lei vuole trasferirsi, lei invece vuole stare vicino alla famiglia, lui ama stare in casa, a lei piace uscire ogni sera. Lei è molto religiosa e vuole educare così i figli, lui è ateo ed è contrario. Dietro ognuno di questi blocchi c'è un bisogno fondamentale dei partner: bisogno di sicurezza, bisogno di avventura, bisogno di prendersi cura, eccetera. Spesso i nostri sogni più intimi hanno origine nell'infanzia. Questi però possono provocare problemi se rimangono nascosti a voi stessi e al vostro partner. Torniamo all'esempio di prima. Lei vorrebbe dare un'educazione religiosa ai figli perché quando era bambina i suoi genitori non si sono occupati di lei in modo sufficiente. Per questo ha trovato amore e conforto nella religione. Poter trasmettere ai figli questa grande risorsa per lei è importantissimo. Aprirsi su questi aspetti e riuscire a comprendere le vere ragioni dietro i blocchi può aiutare i partner a venirsi incontro. Secondo Gottman, tutte le coppie si scontrano con dei blocchi a un certo punto, ma ciò che fa la differenza è che alcune coppie riconoscono che aiutarsi reciprocamente a realizzare i loro sogni è uno degli scopi dello stare assieme. 7. Creare significati condivisi. La coppia possiede anche una dimensione spirituale, legata alla creazione di una vita interiore vissuta a due, una cultura della coppia, ricca di simboli e di riti. Queste microculture hanno le loro usanze, come andare fuori a cena la domenica, i loro rituali, come un brindisi con lo champagne dopo la nascita di un figlio, e i loro miti, storie che si raccontano le coppie stesse, che siano vere, false o esagerate, e che spiegano come la pensano su vari temi. La cultura che ne deriva tiene conto dei sogni di entrambi ed è abbastanza flessibile da cambiare con la crescita e lo sviluppo dei due partner. Ricapitolando, i 7 principi per una relazione felice e duratura sono: avere una mappa dell'amore ricca di particolari, coltivare tenerezza e ammirazione, connessione tra i partner, divisione dei poteri, risolvere i problemi risolvibili, superare i blocchi, creare una cultura insieme. Secondo Gottman, nessun libro e nessun terapeuta può risolvere tutti i vostri problemi di coppia, ma includere i 7 principi nel vostro rapporto può davvero cambiare il suo futuro. Se questo libro ti è piaciuto, in descrizione ti lascio il link per acquistarlo. Al suo interno troverai numerosi test, esercizi e giochi con cui potrai sviluppare ciascuno di questi aspetti assieme al tuo partner. Io ti ringrazio per aver visto il video fino a qui, ti saluto e ti auguro una giornata meravigliosa. Ciao!